L'indottrinamento di bambini e adolescenti durante i primi anni del fascismo iniziava dall'istituzione scolastica, la quale doveva plasmare e forgiare le menti dei giovani italiani fin dalla più tenera età. A partire dalla più fascista delle riforme, del 1923, la riforma Gentile si pose come base della fascistizzazione di ogni settore dello Stato, compreso quello educativo. L'obiettivo era quello di creare una scuola più severa, che fosse in grado di attuare una scrupolosa selezione degli individui migliori destinati a occupare i posti più importanti nella gerarchia sociale e politica. La riforma innalzò l'obbligo di frequenza scolastica fino al raggiungimento del 14° anno di età, istituì la scuola elementare a ciclo unico ed introdusse il giuramento di fedeltà al regime per tutti i maestri e insegnanti. Nel 1930 venne introdotto nelle scuole elementari il libro di testo unico. Questo semplificò il controllo diretto da parte dello Stato e limitò di molto l'autonomia di lavoro dell'insegnante. I testi scolastici, impregnati di propaganda fascista, esaltavano il culto della patria, della guerra e l'importanza del nucleo familiare, lodando le gesta del duce. Oggetti di culto che non potevano mancare all'interno di un'aula erano il crocifisso, il ritratto del duce e quello del re appesi al muro. Parte fondamentale della pedagogia fascista erano le marce e le esercitazioni, le quali venivano considerate strumenti basilari ed efficaci al fine di esaltare la forza fisica e la formazione dell'italiano nuovo. Ha visto che bravi soldatini? Certo, sono avvantaggiati, A quell'età si impara tutto più presto. Con la fondazione nel 1926 dell'Operazione Nazionale Balilla, l'educazione fisica e morale dei giovani si spostò anche al di fuori delle mura scolastiche. Essa comprendeva ragazzi e ragazze dai 6 ai 18 anni e ricalcava l'organizzazione tipica di un esercito. Durante il sabato fascista, istituito nel 1935, i giovani italiani si ritrovavano per esibirsi in marce, corse ed altre attività ginniche come testimonia Clara. Si andava tutti insieme al sabato fascista. Il sabato era per il partito, sabato dovevamo indossare la divisa. C'erano i figli della lupa o lupetti, i più piccolini. E venne le bambine, invece c'erano le piccole italiane, più grandi, le giovani italiane, che avevano la giacca e la gonna. Perché poi i pantaloni le donne non le portavano mica, E noi invece bambine, le piccole italiane, avevamo la gonna nera, la camicetta bianca, il mantello nero, che copriva tutto, tutto in bianco e nero. A sabato pomeriggio andavamo tutti in divisa alla casa del fascio. Andavamo da soli, non ci accompagnava né papà né mamma. Andavamo da soli. C'è la chiesa di San Faustino. Lì una volta c'era la casa del fascio. Il fascio sul balcone. Poi c'era un bel prato e non si marciava, si cantava. Si faceva ginnastica, ma a gruppi, a squadrette, capisci? Io ero capo squadra, io non so perché mi hanno assegnato una squadra e allora come le facevo filare. Noi bambini nei nostri incontri si cantava anche queste canzoni basate sull'idea del potere fascista. Potere fascista. No, per bandiera porterai quell'italiana. Quando saremo a Maccalè, non ti daremo un altro leggero.